Buongiorno ragazze, è appena andato via il sole, quindi sono uscita a mettermi davanti alla finestra e a fare un altro video, perché altrimenti faceva abbastanza caldo per sopportarlo. E niente, come potete vedere ho gli occhi truccati oggi, ma il viso è senza fondotinta né nulla, neanche correttore. E questo perché oggi vi farò il video sulla mia base viso estiva. Sì, lo so che è un po' tardi per fare la base viso estiva perché ormai l'estate è quasi al termine. E quindi appunto ho deciso di farlo. Ecco che rispunta il sole. Vedete cambiare colore, mi sa, perché oggi è un po' nuvoloso. Quindi sarà un po' più arancione, sarà un po' meno arancione. Comunque, andiamo appunto a fare la mia base. Allora, io utilizzo un pochino di prodotti, tra cui ovviamente il fondotinta. Mettiamo i capelli indietro. Allora, il fondotinta è il primo step, appunto, che faccio. Io utilizzo questo, l'Essence Pure Mineral, che di minerale penso abbia poco. Lo 03 Soft Honey. Questo non lo troverete più in commercio perché io l'ho comprato su un sito internet che vendeva roba Essence. Però appunto voi non lo troverete, perché l'ho comprato già 2 anni fa, se non erro. Non penso che lo vendano ancora, perché è una collezione Essence, cioè faceva parte penso della collezione permanente, ma quando io Essence non la conoscevo ancora. Poi l'ho visto questo prodotto e ho detto ma sì, proviamolo. Era rimasta la colorazione 03, quindi cosa ho fatto? Ho detto ma sì, prendo la 03 piuttosto che niente, la metterò quando sono abbronzata. Infatti è il colore perfetto per quando sono abbronzata, perché tonalità è questa qui. E appunto vado a metterla con un kabuki. Io d'estate non riesco a sopportare i fondotinta liquidi, cioè proprio una cosa impossibile, avendo già io la pelle tendente grassa mista, non posso assolutamente mettere il fondotinta liquido in estate, ma non voglio neanche, perché mi unge davvero davvero troppo la pelle. E quindi niente, vado a utilizzare questo qui con un kabuki, questo qui è quello di Neve Makeup. Che è bello denso e quindi va a lasciare parecchia coprenza. Fortunatamente oggi non ho brufoletti di scrumie, quindi dovrò anche utilizzare poco correttore. Quindi vado a prendere al solito modo, sbatto un pochettino il pennello e vado a metterlo sul viso. Adesso, se volete, magari vi zoom un po' e vi faccio vedere. Adesso ovviamente sto iniziando a perdere l'abbronzatura perché l'ultima volta che mi sono esposta al sole è stata circa una settimana fa. Quindi sto iniziando a tornare bianca. Come potete vedere non è tanto diverso dal mio colore di pelle. Praticamente va solo ad uniformarlo. Lo vado a passare ovunque, tranne che sulla zona delle occhiaie, dove appunto andrò a applicare del correttore. Perché? Anche se fa caldo, io preferisco applicare un pochino di correttore liquido, non di quelli pastosi perché è impossibile da stendere d'estate. Quindi, vedete, un po' di occhiaie ci sono. Quindi io cosa faccio? Vado a mettere questo qui, che è lo Stay All Day 16 ore Concealer di Essence, il Soft Beige numero 20. E come vedete è quasi praticamente al termine. E allora lo faccio fuori e vado appunto a prendere col suo applicatore e metterne due puntini di qua e due puntini di là. Fatto ciò, rimango così, no scherzo, sicuramente non esco in queste condizioni. Vado a spalmarlo con il dito.
sfumandolo ovviamente, andandolo a mettere nelle zone dove è più scuro. Non è tanto coprente, come potete vedere, però già illumina, vedete che già cambia, già illumina la zona. Ecco fatto, vedete che già l'effetto è diverso, la faccia sembra molto più fresca, ben riposata e tutto quanto. Quindi col correttore finisco lì. Poi, cosa posso andare a fare? Questo è opzionale. Se io voglio avere gli occhi leggermente più chiari, lì proprio ben illuminati, con un micro cabuchino del Bare Minerals, che questo qui lo trovavate dentro Grazia al giornale, vado a prendere, ma veramente poco, il Soft Focus Compact, che è il fondotinta minerale, sì, che si può usare sia bagnato che asciutto di Kiko. Questo qua è la tonalità 01 che ho comprato prima di partire in previsione dell'inverno, perché come potete vedere è chiarissimo e adesso non va bene. In previsione dell'inverno appunto ne ho comprati due, perché tanti anni fa utilizzavo questo d'inverno, non il fondotinta liquido, e mi ci trovavo molto molto bene perché lo utilizzavo bagnato. E devo dire che la coprenza era fantastica, cioè proprio copriva veramente bene. Quindi vado a prenderne un pochettino col pennello, ma proprio una punta, una puntissima proprio, e vado a metterlo sotto gli occhi. Poco, perché sennò risulterete bianchissime. Così andrete anche a fissare il correttore che avete messo in precedenza. Poi, fatto ciò, cosa vado a fare? Io solitamente non faccio il contouring. Perché? Perché la mia terra è di questo colore qui. Come potete vedere, questa è la mega terra che ho da una vita, 2 anni almeno, se non 3. E spero di finirla prima o poi. Dai, pian piano sto andando a scavarla. Quindi questa terra qui adesso non va bene perché qua sembra scura, ma non è molto scura. Ergo io non ho una terra scura e quindi non vado a comprare una apposta apposta. Cosa faccio con la terra? Io non faccio il contouring, faccio una cosa diversa. Ovvero, dato che come tutti sapete il collo fa fatica ad abbronzarsi, come vedete il mio al momento è leggermente più chiaro del mio viso, ma penso che sia sempre così, io vado a uniformare il colorito del viso con il colorito del collo, o non colorito del collo in questo caso, con un pennello, questo qua è di Kiko, non so, ha il Face 120, ok, sì, lo vedete, però questo qua perde un po' di peli, quindi ogni tanto mi trovo sul décolleté qualche pelazzo nero del pennello. Cosa faccio? Ne vado a prendere proprio un pochino così e vado a colorare un po' il collo, perché serve. Io purtroppo non riesco a abbronzarmi il collo, quindi devo fare per forza così. Ecco i peli che. Dove sono? Qua, qua, che vi dicevo che si perdono, cioè è terribile sto pennello, proprio sta perdendo un sacco di peli. Fatto ciò, vado a prendere un altro pennello e a togliere i peli, sperando che questo non ne perda, ma ne perde pure questo, mi sa. Questi saranno rossi però, più carini. Con questo pennello di Elfa cercare di togliere i peletti neri che mi si sono appiccicati in ogni dove. Fatto ciò, il collo, come vedete, ha lo stesso colore del viso. Chiudo la terra, la metto da parte. In caso di discromie, brufoletti, compagnia bella, tipo qua, vado a mettere il MAC Select Cover Up, il correttore NC20.
vado a mettere proprio una puntina sul dito, così, e a sfumarlo ovviamente bene, giusto per togliere il rossore dell'imperfezione. Oggi ne ho veramente poche, fortunatamente. Non so come mai, ma a me d'estate, quando mi espongo al sole, è una tortura perché mi spuntano brufoletti un po' ovunque, perché proprio maturano, avendo già la pelle impura, e così purtroppo ormai lo so, e me ne faccio una ragione. Con questo abbiamo finito. Ora, penultimo step, direi che sono le guanciotte. A me piace quell'effetto abbronzato, no? Quello un po' rossiccio, perché tanto su di me io divento rossa quando mi abbronzo e poi forse divento di un colore decente. Vado ad utilizzare un pennellino di Essence, così, questi qua da polveri, però io lo utilizzo come da blush, e uso il Silky Touch Blush nella tonalità 20 Baby Doll, che è questo rossiccio mattone, più o meno rosso mattone. E vado a prendere un pochettino e a metterlo sulle guance in modo da dare quell'effetto sano di, non proprio Heidi, ma più o meno siamo lì. Quindi vado a metterlo un pochettino. Occhio a non esagerare se avete questo blush qui, perché veramente, se non ve ne accorgete, vi ritrovate le guance rossissime. Volendo, potete metterne anche un po' qua sopra per dare quell'effetto abbronzato, appunto, che vi dicevo prima. Ecco qua. Come potete vedere, l'effetto è carino, non è eccessivo. E andiamo a sigillare tutto quanto con una cipria. Io utilizzo questa qui della Essence, la 50s Girls Reloaded, che è una polvere che sa di vaniglia, mi piace un sacco, che era uscita appunto con questa collezione. Vado a prenderne un po' con questo pennello, che è diventato un kabuki, ma non lo era, aveva un manico. Vi faccio vedere, era così, ma in vacanza mi si è rotto, è della Corfo questo qui, quindi adesso lo utilizzo così, mi trovo anche meglio. E con questo qui vado a prendere la cipria e metterla su tutto il viso. Questa però è una cipria opaca, non vi dà quell'effetto glow. Se vi piace l'effetto glow, questa non utilizzatela, però io ho con le ciprie effetto glow, ad esempio no, ad esempio la Nude di Neve Cosmetics, non mi piace assolutamente perché non mi opacizza il viso. Quindi vado a utilizzare questa qui nelle zone più critiche e poi sul resto del viso. E oggi sono andata molto molto lenta per farvi vedere tutti i passaggi bene, ma solitamente ci piego meno di un quarto d'ora. E niente, questo è il risultato finale. Come potete vedere, non è ad altissima coprenza il fondotinta, però devo dire che secondo me va bene. E questo effetto qua è l'effetto che io ho normalmente. Cioè, io tengo sempre gli occhiali da sole al mare, anche nuotando, e quindi puntualmente io ho qui bianco, qui bianco e qui bianco. Quindi per me l'effetto è questo, cioè io abbronzata sono così. Tanti dicono: ah no, l'effetto bianco non mi piace, invece la mia abbronzatura è così, quindi io sono così. E me la riproduco così. Niente, ragazze, io li ho usati per tutta l'estate questi prodotti, alcuni anche d'inverno, come ad esempio correttore blush, lo utilizzavo anche d'inverno. Mi ci sono sempre trovata bene. Se voi li avete provati, fatemi sapere come vi siete trovate. E niente, come sapete, queste sono mie opinioni, non legge, no, perché a volte bisogna specificarlo, perché sembra che quello che dico io sia legge, invece ovviamente non è così. È un mio consiglio, sulla mia esperienza, avendoli provati, sulla mia esperienza, appunto, come mi sono trovata io. Poi la mia pelle in un modo, la vostra in un altro, su di voi magari non va bene, però io vi dico sulla mia. niente, se volete iscrivetevi al canale, mi fa sempre piacere, ringrazio ancora tantissimo di cuore le iscritte che si sono iscritte nell'ultimo periodo, vi ringrazio tanto tanto tanto, sono contenta che mi seguiate, appunto. Volevo farvi vedere una cosa. Non sono impazzita che sto utilizzando lo smalto arancione, come vi avevo già detto in altri video, non mi piace. Però quando sono abbronzata cerco di sfruttarlo perché ce li ho lì e non li uso mai. E allora adesso che sono abbronzata cerco di sfruttarlo, e questo è
uno smalto di Essence di base sopra lo smalto che avevo trovato della Debbie, no, della Deborah Prêt-à-Porter, dentro una glossy box. Che adesso non vi risulta l'effetto, però è particolare, un po' ha dei glitter arancioni, dorati e fucsia un pochino, però voi adesso non lo riuscirete a vedere. Comunque, niente ragazze, video è finito, io vi saluto, un bacione e alla prossima, ciao!